Momento di panico in diretta televisiva durante la puntata di Pomeriggio 5. Protagonisti: Alessandro Cecchi Paone e Ivano Michetti. Alla corte di Barbara D'Urso i due non si sono fatti mancare nulla. Ecco cosa è successo durante l'ultima diretta di Pomeriggio 5. Ogni giorno Barbara D'Urso fa compagnia al pubblico da casa con il suo Pomeriggio 5. Tantissimi i temi trattati e gli ospiti in studio che si alternano nel famoso salotto di Carmelita. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda, è avvenuta una furiosa lite tra Cecchi Paone e Ivano Michetti dei Cugini di Campagna. Lo scontro ha lasciato i telespettatori senza parole. Il tutto è nato perché il musicista ha definito la sua guarigione da un'importante malattia come un miracolo, termine che Cecchi Paone ha trovato un po' troppo eccessivo. Il musicista ha ricordato quanto qualche anno fa è stato salvato da un ictus grazie ai medici. Michetti ha parlato anche di miracolo. Cecchi Paone, però, ha cercato di riportare il discorso su una via più razionale, senza parlare di fede. Ivano non dice mai che lui è salvo grazie ai medici, non alla Madonnina del Pozzo. A quel punto Michetti è immediatamente intervenuto in diretta dando il via allo scontro. Hai finito di parlare? E basta, stai zitto! Hai guadagnato questi 20 euro che ti dà Barbara, altrimenti non potresti nemmeno lavorare. Deve ringraziare te Barbara che hai inventato questo mestiere, l'opinionista. Fatti gli affari tuoi. Prima rispetta, impara a rispettare. Poi i toni però sono peggiorati, e così lo scontro è diventato all'ultimo sangue. Ad un certo punto Ivano Michetti è passato agli insulti pesanti nei confronti di Alessandro Cecchi Paone. Cretino! Lui è un ateo, e gli atei credono nel nulla, se qui c'è un nulla è lui. Barbara D'Urso è stata costretta ad intervenire, per chiedere a entrambi di calmarsi. Io chiedo rispetto per chiunque altro nella mia trasmissione, perché chiunque dà una opinione deve essere rispettato, che ti piaccia o no. Voglio inoltre che sia chiaro che per quanto riguarda questa parte io sono d'accordo con Alessandro. La medicina e i medici sono fondamentali. Però va rispettato anche chi crede di aver visto la Madonna, piuttosto che un altro fenomeno, e che serve a dare una carezza a chi spera in un miracolo, oltre alla medicina. Avete seguito la vicenda? Da che parte state? Da quella di Cecchi Paone o da quella di Ivano Michetti? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.